Con la nuova offerta dell'Eni agli operatori nazionali ed internazionali del mercato del gas, la vicenda dell'intesa sul gas della Val d'Agri tra i comuni e la stessa Eni assume aspetti ancor più rilevanti. È l'opinione del consigliere regionale dell'IdV, Antonio Otilio, che auspica una gestione trasparente ed efficiente del gas che l'Eni cederà ai comuni a seguito della realizzazione della quinta linea del centro Olio di Vigiano. Un problema che, per l'esponente dell'IdV, va affrontato con tutti i soggetti istituzionali, comuni, area programma, regione e provincia, e in stretta sintonia con i soggetti sociali interessati. A parere di Otilio, i benefici dovranno ricadere sulle utenze domestiche e su quelle industriali, commerciali, di imprese turistiche e di servizi, per ridurre i costi aziendali, incrementare la competitività e contribuire a creare nuova occupazione.